Innanzitutto devo ringraziare Antonio Lombardi per la ospitalità che per noi in questo momento è stata veramente provvidenziale. Grazie Antonio, a te la parola per un saluto e poi l'onorevole Carfagna. Andrea Cirillo, responsabile del PDL per l'area del Cilento, ringrazia il presidente dell'ANCE Antonio Lombardi per la provvidenziale ospitalità. E sì, perché l'incontro tra l'onorevole Carfagna e gli imprenditori del Cilento ieri sera doveva svolgersi presso la sede di Alleanza Nazionale di Vallo della Lucania, condivisa fino a qualche settimana fa con i rappresentanti cittadini di Forza Italia, oggi passati in Fratelli d'Italia, che fa capo all'onorevole Edmondo Cirielli. Pare che poco prima di iniziare l'incontro i delegati locali di Mara Carfagna siano stati sfrattati dai Fratelli d'Italia di Vallo della Lucania, chiedendo subito ospitalità al presidente Lombardi. Detto fatto, il presidente dell'ANCE ha aperto subito le porte dei suoi uffici, situati a pochi metri di distanza dalla sede di Alleanza Nazionale, sempre in piazza Vittorio Emanuele, cogliendo l'occasione per presentare all'onorevole Carfagna il patto di legislatura che l'ANCE sta proponendo a tutti i futuri parlamentari. Io le do un patto che abbiamo chiesto, so che siete già usciti con il comunicato su questo patto, perché noi in realtà abbiamo sabato scorso proprio tenuto una manifestazione a Salerno che cercava di riportare un po' all'attenzione della politica quelle che sono le problematiche delle imprese, delle aziende, non solo del settore edile, ma anche di tutto l'indotto collegato, che in provincia di Salerno vale 40.000 dipendenti attualmente. Devo dire che noi nel nostro settore viviamo un momento di gravissima difficoltà, soprattutto perché lo Stato in questo momento, onorevole, chiede ma non dai cittadini. Noi vantiamo dei crediti nei confronti della Regione, dello Stato centrale, degli enti periferici e non sappiamo quando verremo pagati. L'onorevole Carfagna, dal canto suo, ha teso la sua mano per divenire punto di riferimento per il territorio, stabilendo un patto di stretta collaborazione tra cittadini, rappresentanti politici ed imprenditori, affinché quest'ultimi diventino sentinelle per segnalarle problematiche e necessità. È un patto che, grazie al portavoce del partito Gigi Casciello, io ho letto prestissimo questa mattina e, considerati i contenuti, ho ritenuto doveroso dovermi pronunciare immediatamente in favore di un'adesione di questo patto, perché è innegabile che tutti i contenuti di questo patto non sono altro che punti che coincidono pienamente con gran parte dei punti programmatici con cui il Popolo della Libertà si presenta alle elezioni del 24 e del 25 febbraio.